Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi faccio vedere la nuova CSX 1000S 2021 in compagnia di Christian, proprietario della stamoto Suzuki di Milano. Allora ragazzi, guardate che bella questa qua, modello nuovo che io ho già provato e domani vedrete la prova. Come estetica, vi dico dal vivo, è veramente bella, anche con le doppie alette aerodinamiche e anche con questo faro, ho messo uno sopra l'altro. Faro nuovo dal vivo, devo dire che non è niente male. Bellissima anche le grafiche. Questo blu mischiato con elementi gialli, quindi livello design la moto è veramente bella. Qua abbiamo una strumentazione che tra un po' vi faremo vedere come funziona. Per quanto riguarda le caratteristiche, dunque domani vedrete la prova sul canale, ovviamente questo è un video diciamo preliminare. Caratteristiche velocemente: il motore 999 di cilindrata, la potenza 152 cavalli a 11.000 giri, mentre la coppia 106 Nm, 9.250 giri, mentre la moto pesa 214 kg in marcia, quindi ha un peso, avendola appena provata, vi dico, la moto è abbastanza leggera e si guida veramente molto bene. Ciclistica, il telaio per travi in alluminio, forcellone anche in alluminio, sospensioni della Kayaba con la forcella si rovesciati da 43 mm, completamente regolabile, monoregolabile Kayaba. Impianto frenante, doppio disco anteriore, abbiamo un 310 mm. Con appunto Brembo, posteriore singolo disco 250 mm, le gomme sono 120-190 ABS e la strumentazione adesso vi facciamo vedere insieme a Christian come ci si muove con questo schermo LCD. Ah, ovviamente abbiamo elettronica, abbiamo sistema Sirse, Suzuki Intelligent Ride System con traction control regolabile su 5 livelli, abbiamo tre mappature del motore, abbiamo l'RPM Assist, abbiamo anche il Easy Star System e anche il Quick Shifter Up and Down. E adesso vediamo come ci si muove. Bravissimo. Allora, se si schiaccia una volta sola il tasto Mode, si può selezionare il controllo di trazione e andare a cambiare in 5 posizioni il controllo di trazione, appunto, fino addirittura a eliminarlo. Se invece si tiene premuto per qualche secondo in più, il tasto mod sempre si va a selezionare la mappatura A, mappatura B e mappatura C, dove C è l'uso su bagnato, B potenza media e A potenza piena, dove si può erogare tutti i 150 cavalli. Allora, lo schermo non permette la connessione Bluetooth alla strumentazione, però vi dico è ben leggibile perché l'ho provato adesso, che sono le 3:30 sotto sole pieno e si vedeva veramente molto bene, quindi non ha la connessione Bluetooth, ma come vi ho sempre detto, una connessione Bluetooth secondo me la usano anche in pochi, l'importante è che lo schermo comunque sia ampio. Per quanto riguarda il resto, altezza sella 810 mm e direi serbatoio 19 litri, mentre per quanto riguarda il prezzo. Il prezzo è di 13.190 più immatricolazione messa in strada e tra poco uscirà anche la versione 950 depotenziabile con 35 kW per chi ha patenti limitate. 950S, che vi ricordo essere una moto molto simile a questo modello, quindi bella come questa. Da questo video è tutto, domani vedrete appunto la prova completa, diciamo in mezzo a Milano. Un saluto da parte mia e anche da Christian. Ciao a tutti, Ci grazie. vediamo domani, ciao.